Benvenuti in questo nuovo video. Siamo sui treno Italo direzione Milano per poi andare a Parigi. Al Paris Photo mattina alle 6 ci sei treno per Parigi. Let's go. Dicono che porto male andare in coppia a Parigi, però voi due ribalterete questa leggenda. Io mi aspetto i fiori, tanti fiori col caffè. Io mi sono comprata il cappellino per l'occasione. E l'ho provato, mi stavo malissimo. Ci vediamo a Parigi. Ah! A mangiare la pizza. 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 Ragazzi, ready to go. Sono le... che ore sono? Sono le 5:40. Eri in discoteca? Sì, ecco la verità. Siamo sicuri, siamo a Parigi, sembra sempre Milano Centrale. Secondo me siamo stati sul treno con uno schermo green con screen, i paesaggi. Green screen, ragazzi, arrivati a Parigi. Ora la missione è arrivare all'Airbnb. Siamo arrivati davanti alla casa, per l'appunto che accanto c'è uno studio fotografico, e mentre si arrivava in taxi si è visto diverse mostre in giro per strada, quindi siamo già respirando l'aria, ragazzi, dell'arte della fotografia a Parigi. Quindi andiamo a scoprire la casa, se esiste realmente oppure se siamo stati truffati a Parigi. C'è la pure di Luzza. Yo, missione completata, l'appartamento esiste. Step, ambientarsi un pochino qui vicino a casa, veramente bellissima, per le vetrine dei caffè con tutte le luci harde. Farò un po' di scatti ai membri del team, dopodiché inizierò magari a provare anche a fare foto a sconosciuti. Vediamo se riuscirò a fare sconosciuting a Parigi. Comunque è veramente di massima ispirazione questa città. Primi scatti, siamo partiti. Questo caffè qui dietro è veramente fenomenale. Io quando venni 7 anni fa ero rimasto emozionato da tutti questi scorci veramente romantici di Parigi, però ero solo, quindi alone and sad. Invece stavolta together and happy. Quindi 85 mm, ragazzi, fa un bel bokeh qui dietro, tutti questi fiori dietro rossi. Però non ce l'ho guardato benissimo, quindi dato che non siamo clienti non siamo andati proprio lì sotto le piante, sennò veniva tutto un gioco di sfocato anche in primo piano, veramente molto interessante. Ora si va a cercare un giubbotto per la Chiara, perché sennò muore di freddo, e in più sto vedendo un sacco di persone interessanti, un sacco di personaggi, e quindi mi sa che questa è l'occasione giusta per portare avanti il nostro format preferito, nonché sconosciuting. Quindi mi farò coraggio, ho già preparato la frase: excusez-moi, je suis un photographeur, puis je faire une photographie. Ragazzi, se volo di sotto ho il video. Ci sono, già scattando da 40 minuti. Guarda in alto verso il cielo. Altro caffè, stesso stile, ho tutti i fiori dietro, ragazzi, sono ancora tutto in next level perché c'è anche delle lucine intorno. Ho fatto sedere la Chiara qui sopra per innalzarla e averla all'altezza delle luci. In questo modo non vedo tutti gli elementi di disturbo, tra cui le bici, le macchine. Alzarsi e stare all'altezza giusta per andare a comporre in modo più pulito possibile, per andare a lavorare il meno possibile in posta, perché è già bello pulita a livello di composizione. Occhio a non tagliare le gambe, ragazzi, in modo scorretto. Qui gli arti e ecco qua.
zero praticamente oggi. In treno ho montato tutto il tempo, ora sono tornato, ho già scaricato il file, ho già visto un po' di scatti e si è fatto. Sotto questo punto di vista il portatile è veramente un vantaggio. Anni fa avevo sempre l'iMac fisso e dovevo sempre pensarci un secondo momento sia alle clip che alle foto. Invece vedere costantemente un pochino il lavoro che si è fatto durante il giorno vi fa stare anche più sereni a livello mentale, dire ok, stiamo lavorando bene, oppure aspetta, aggiustiamo questo, quest'altro. Quindi per chi mi ha chiesto parte, facci sapere come trovi con il MacBook con l'M1, il Pro, benissimo ragazzi. In più un'altra cosa per la quale sono veramente ragazzi gasato, questa Sony Alpha 7 4, 4K, 10 bit, 422. Ho visto la clip, gli ho schiantato sopra una LUT e la resa è veramente to the next level. Voglio sempre migliorare la mia qualità dei video, sia per le riprese, la qualità d'immagine, come lo monto, la musica, gli scatti. Questa è la mia ossessione. Scattavo con l'85mm f1.8, la bianca invece c'ha uno zoom per lavorare meglio. Peccato per il crop sui 4K a 60fps. Quest'ottica è veramente super nitida e dopo si va all'avventura di notte in giro per Parigi, dato che siamo veramente in pieno centro con questo Airbnb, sui monopattini in giro a cercare scorci fenomenali per fare un po' di shooting ragazzi. Quindi metto la macchina nello zaino, pronti a ripartire. Come vi dicevo appunto, sono veramente contento e soddisfatto di essere qui di nuovo a Parigi dopo ben 7 anni e aver fatto un sacco di progressi sotto l'aspetto lavorativo, creativo, fotografico, ma anche personale. Sono una persona diversa. Per diventare il fotografo che volevo essere, dovevo essere una persona diversa in primis per poi raggiungere certi risultati da un punto A a un punto B. Una sorta di confronto con me stesso di 7 anni fa, che ero tutto confuso, perso, circondato da persone negative. Ho avuto l'idea dopo il video dove ho raccontato un po' del mio percorso, ho detto fammi guardare un po' su internet quando c'è il Parifoto. Cerco ed era 10-13 novembre, nonché tra un mese rispetto a quando ho guardato. Arriva la Bianca, gli fa: Bianca, che dici se si va a Parifoto? Mi fa: certo. Alla Chiara gli ho detto: amore, vuoi venire a Parifoto? Sì. Ed è corsa a comprarsi un cappellino parigino. Veramente importante per tutti voi fotografi e non solo, è importante circondarsi di persone così, che quando volete fare un'iniziativa o un qualcosa vi faccia crescere sotto l'aspetto lavorativo, fotografico, ma anche a livello personale, dovete farlo. Non persone vi dicono: ma che cazzo vai a fare a Parigi, è lontano, spendi soldi, meglio risparmiarli. Poi chiacchiere, andiamo a cenare e poi in giro per Parigi di notte. Let's go.